Buongiorno, Grazie a te siamo buongiorno, tornati a lavorare, amici Salvatrice. miei. Tirava giù ancora meglio dopo una sana giornata di fatica. Hai visto lo squarcio? Dicono sia mozzafiato. Continua a sognare. Buongiorno. Segreto. Come hai fatto a eliminare quelle macchine? La tua compassione mi riscatta. Spero che oggi succeda qualcosa. Qualsiasi cosa. La gente ti sente, sai. Buongiorno, buongiorno. Mica male il tuo equipaggiamento. Tu, ma a me piacerebbe fare più turni notturni. Allora, andiamo avanti un po' in Horizon, però il discorso della secondaria non c'è. Ciao a tutti. Hai sentito parlare di quella compagnia di Osa? Meglio di renderci sempre. La gente ti sente, sai. Io che penso che tua moglie ti avesse fatto fuori dalla computer di fare qualcosa. Non vedo l'ora che avete il tiro da bello quando mi dico. Attenzione a quello che ti dico. Allora. Devo fare l'override sulle macchine. Ne verrà fuori una buona tintura. Allora, diciamo che secondo me, ragazzi, questo è un gioco fantastico. Esplorazione, un sacco di roba, eh? È una fortuna trovarti qui. Il mio nome è Jax. Dei Tenakt si riparano nella caverna. Saranno nei guai. Forse hanno dei feriti. Sono qui per aiutare, ma non vorrei che lo interpretassero come un insulto, nonostante il bisogno. Puoi venire con me? Ti ho vista rivolgerti al coro, so quanto sei persuasiva. E se si mettesse male, mi sentirei più forte con te accanto. Va bene. Proviamoci. Ci sto. Ehi voi! Questo campo è della squadra Aquila! Ritiratevi o morirete! Calma, Aquila. Non voglio combattere. Solo trattare. Tu conosci quel gesto? Facci passare e parliamo. Fin qui tutto bene.
avete fatta di strada dal deserto? Lui è stato accecato. Wow, non ti sfugge niente, eh? La missione d'addestramento non è andata come previsto. Vi aiuteremo, se vorrete. Come fa Onutaru a sapere che eravamo in missione? Sa anche come richiedere una trattativa. Non è Utaru, né Tenakt. Deve essere un veterano. Un veterano? Credevo non ce ne fossero più. È un patetico bracciante, a noi non serve. Lo ammetto, la cosa sorprende anche me. Sorella, vogliono solamente aiutarci. Perché impedirlo? Che cosa ci perdiamo? Una missione d'addestramento? Caccia alle macchine. L'ultima prova prima del servizio effettivo. Andava tutto per il meglio. Stavamo anche per abbattere uno squarciavento. Prima che scappasse tra gli scavazzanna. Uno ha caricato Corre. Lui l'ha schivato e gli ha inferto un colpo mentre passava. Ho preso un serbatoio d'acido. Ho sentito subito gli occhi bruciare. Una terribile ferita. È stata tutta colpa mia. Non li avevo visti. No. Sono io che non ho visto il serbatoio. Che significa veterano? Sono nato Tenakt, poi divenni un tributo per gli Utaru. Tributo? Durante l'abbondanza, gli Utaru donavano ogni anno cibo ai Tenakt per mantenere la pace. Col tempo si passò allo scambio di persone. Ai Tenakt servivano giovani per le lotte tra clan. E agli Utaru, soldati per addestrare i difensori di Cantopuro. Io ero uno di loro. Ero. È la parola giusta. La mia lancia potrebbe salvarti, giovane. Che vi serve? Delle scorte. Carne secca, munizioni, armi, attrezzatura da campo. È molto solo per ritornare nel deserto. Quello che ci serve è a guardafiume. Si tratta di un grosso bottino di guerra. Rimasto là dalla rotta. La rotta? Quando i nostri hanno respinto i Karja fino a Luce Arida, hanno voluto infierire sui Geppi per farli soffrire. Il maresciallo Kenir ha colpito dei Karja in fuga dall'alto di guardafiume. E si è tenuta il bottino. È ancora tutto lassù. Ci sta aspettando. Ma quel posto è infestato da macchine micidiali e le stesse rovine stanno per crollare. Macchine e vecchie macerie dovrebbero far paura alla squadra Aquila? No, ma quelle ferite sì. Io e Jax possiamo trovare le scorte. È la nostra missione. Non l'affideremo a della gente che... Bene, vieni con noi. Bene. Voi mantenete la posizione. Tornerò. Attenta, sorella. Ok. Andiamo. Wow. Le rovine sono di qua. Appena avremo quelle scorte, si sistemerà tutto. Se lo dici tu. Che cosa vorresti dire? Le condizioni di tuo fratello. Non ti riguardano, bracciante. Se lo dici tu. Falla finita. Calmati. Vogliamo solo aiutare, ricordi? Se lo dici tu. Passeremo per il fiume, così eviteremo gli stranieri sulla strada. No, sono intrusi. Sono stranieri queste terre, come te e Aquila. Qualche problema? Io detesto bagnarmi. Forte come un razziatore questa. Ti ho sentito. Thank you.
nella scorta. Arrivati. L'ingresso sarà sotto quell'arcata. Allora, andiamo. L'ingresso sarà, ha detto? Ah no, di là. Servono, amici miei. C'è un sacco di macchine, eh? C'è un sacco di macchine. Allora, è questa la missione, non è questo. No. Arrivo. Devo anche farlo override su una macchina. Bene, sei tornata. Ero stufa di ascoltare questo bracciante. Questo è già venuto. Ma non lo verrai dopo cui vado avanti. Magari no. Cercando in altre caldere. Pensa a Aloy, fa come dice. Porca! Ma come cazzo ero là? Ce la facevo! Dai credito quando è dovuto, giovane. Me la sarei cavata meglio se non avessi dovuto farti da balia, vecchio. Allora, tante grazie. Questo è troppo per le tue vecchie ossa. Puoi sempre tornare indietro. Il tuo braccio sinistro è messo peggio delle mie vecchie ossa. Sto bene. Sono Socorra della squadra Aquila. Non provo dolore. Ah! Ma sei impazzito! Lo metto nella scorta per il momento. Al bracciante è rimasto un briciolo di spirito guerriero. Saranno lì sopra. Più su del previsto. Ed è troppo in alto per la squadra Aquila? Cosa vorresti insinuare, vecchio? Basta. Sono brava a scalare. Le prenderò io. Vieni. Possiamo staccare parti da quelle macchine.
Magari impari qualcosa. E che cosa può saperne un bracciante di queste cose? Io ho decenni d'esperienza, mentre tu è solo da poco che sei al mondo. Allora, andiamo dentro. Bene, vediamo come entrare nelle rovine. Se non mi ricordo male, c'erano entrata di qua, perché ero già entrato io. Qui, forse. Eccola qua. Sembra una specie di sotterraneo. Devo salire. Bene, le scorte dovrebbero essere in cima alla torre. Ma come arrivo fin lassù? Tralci di un fiore di metallo. Non mi impediscono di salire, però. Non voglio farmi crepare tutto in testa. C'è una cassa in quella stanza. Il problema è farla uscire. No, allora sarà da salire, sicuro. Quella piattaforma lassù sembra instabile. Colpendo quelle corde potrei farla uscire. C'è molto legno marcio. Qualcosa di pesante potrebbe romperlo. Dai, saltati, c'è. No, là in cima, io lo sapevo che era là in cima. Troppo piccola. Non è il bottino che vuole esplorare. Continuo a cercare. Così è tutto più facile. Devo salire. Arrivo, ragazzi.
niente scorte. Forse più in alto. Sono queste le scorte. Non dureranno molto. Non posso lasciarla sola un attimo. Jax e Socorra sono nei guai. Devo raggiungerli. Ecco Jax e Socorra. Devo andare là dentro e abbattere quelle macchine. Devo trovare il calderone giusto per imparare a controllare. Se ne avrò bisogno, lo troverò nella scorta. Tengo qua per quando mi servirà.
siamo uniti. Controlliamo Jax e Socorra. Bel lavoro, Aquila, ma avrei evitato di provocare quella bestia. Che hai trovato? Praticamente nulla. Socorra, qui ci sono viveri al massimo per un giorno e delle erbe medicinali marce. Dovevano essere di più. Almeno per... Non volevi tornare a casa, vero? Che cosa? Un Tenakt cieco è inutile. E se non può combattere... I Tenakt uccideranno Corre perché è cieco. Dovrà affrontare una macchina. Per loro è più dignitoso. Ma è comunque una sentenza di morte. Volevi altre scorte per sopravvivere lontano da casa. Pensavo bastassero per un po'. Non possono stare a Cantopuro. Cantopuro ha già troppe bocche da sfamare. Il coro non lo permetterebbe. Andiamo via. Io accompagno questo bocciolo. Vediamoci alla caverna. Finisce nella scorta. Baccano. Meglio raccoglierne finché posso. Hai visto lo spazio? Dicono si
siamo zappiati. Benvenuta, straniera. Come faccio a dir loro che ho fallito? Racconta la verità. Meglio fare scorta finché posso. Stavamo per entrare, Aloy. Che cosa dirai? Che ci arrangeremo. E che sopravviveremo senza scorte. Sarà molto dura per voi. Meglio che tornare indietro e condannare Corre. Deve esserci un altro modo. A me non sembra. Allora, ci siamo ben riforniti? Niente scorte. Ma ce la caveremo comunque. Non morirete di fame a causa mia. Lasciatemi qui. No! Jax, hai detto che Cantopuro ha già troppe bocche da sfamare, ma... se fosse... Mio fratello! Non lo abbandonerò mai! A Cantopuro sarà salvo. E tornerete tutti a casa. Non vedo altre soluzioni. Il coro non approverà. Ma se garantissi per lui, condividendo le razioni, potrei convincerli. Lo farò se Corre vuole. No! Tu non lo prenderai! Socorro. Credo che sia la soluzione migliore. Sono soltanto un peso per voi. Te lo sto chiedendo io. Fammi andare con lui. Te lo concedo. Tu però ricorda che non è un addio. Verrò a trovarti a Cantopuro e nessun Utaru o Tenakt mi potrà fermare. Io non ci proverei. Darò loro un aiuto a sgomberare, poi tornerò con Korra. Hai mostrato forza e saggezza. Combinazione rara. Te ne sono grato e sicuramente anche loro. Devo riposare e aspettare le macchine. Gli Arcapodi passano spesso di qua e l'Arend vuole le loro placche. Li aspetterò al suo accampamento. Ma prima non sarebbe male piazzare delle trappole sulla strada per coglierli di sorpresa. Zaino pieno. Posso metterlo nella mia scorta.
Cos'è? No, abbiamo capito che l'ara topo non si può prendere. Devo dirti una cosa che ti interesserà, straniera. Pare che i ribelli Tenakt abbiano conquistato i cancelli al confine ovest. Stanne alla larga se vai da quelle parti. Va bene, grazie. Altri ribelli. E gli Utaru hanno già i loro problemi. Forse posso dare una mano. Tu e quella straniera sono entrate nella caverna. Noi però non dobbiamo fuggire, ma affrontarla di dopo. Che sarebbe a dire? Lo prenderò dalla scorta se mi servirà. Chi? Non la conosci? È la custode dei guerrieri. Che differenza c'è? Ci rincontriamo. Ci vediamo tra poco.
conosco, cacciatrice. Parliamo, straniera. Sono i tuoi terreni di caccia? Sì. Affronta una sfida e dimostrati all'altezza della tua reputazione. Scendi dalla corda e farò partire la sfida. Lame intorno all'occhio. Ideale per scappare. Non hai superato la sfida, ma puoi sempre riprovarci. Usa le corde per scendere e iniziamo la sfida. Posso continuare? Da quale calderone sbuchi? Potrebbe avere i dati per il tuo.
Mi hanno vista? Allora, quella cassa io l'avevo già vista all'inizio, ma ha fatto la stupidata di non farmela prendere, vabbè. Rifacciamolo. È solo chi si arrende. Allora. Ok. Tutti a livello 1 posso... Posso farlo. A livello 2 no. Ah, sapevo io che non si poteva fare. Cacchio. Ok, queste le trappole le ho fatte tutte. Oh, potenziamento sacche. Dai, proviamo perché la sfida, non ci provi? O sì, forse vuoi cambiare sfida? Cambiare sfida, scendi da una corda per iniziare. Voglio proprio vederti in azione. Uno, due, e l'altro è lì. No, dai, ma subito, ma porca miseria.
tornerà utile. Sono venuto a prendere i pezzi, quindi... Sì. Nessuna pietà. Madonna, ste munizioni. Credevo di averti ammazzato. Non posso prenderlo. Finirà nella scorta. Fatto. È possibile che non riesco a fare quella sfida? Dimmi se devo preparare i terreni. Sì, dai, lo sai già. Scendi dalla corda e farò partire la sfida.
cazzarola. Ascolta, ma io devo fare un'altra sfida, io devo arrivare... No. No. Oh, caspita. No. Dai. Sbaglio, raga. Ma io perché sono qui? Rovine del mondo antico. Potrebbe esserci qualcosa di utile. Dovrei dare un'occhiata. Bene. Lo recupero più tardi dalla scorta.
credo che voglia combattere. Sta svanendo. Munizioni.
Bene, respiri profondi. Pensa a un piano. Servaviti, intenti a riempire i serbatoi sul dorso. Fatto. Prepararsi è fondamentale. Un altro avamposto ribelle. Mi avevano avvertita. Devo eliminare il loro capo. Che cos'è, carro senza i suoi marescialli? Vieni. Yella! C'era qualcuno! Braccatela! A giudicare dalla corazza, quel soldato deve essere il capo. Venite qui, ora! Salite!
Vediamo se ha delle piastrine. Lo prendo io. Di nuovo tu. Sparo alla straniera. Ti conviene fermarti e curarti. Non so bene cosa farmene. Per ora le tengo da parte. Senza un capo i ribelli se ne andranno da soli. Ma potrei eliminarli subito. Comunque qui ho finito. Qualcosa c'è mai. Abbiamo la superiorità numerica! Sì, subito! Non possono sfuggire. Ci sono troppi nemici! Affrontami! Eccola là! Bersaglio. Hai sentito l'allarme? Serve fuoco di sangue! Ultima! Serve aiuto! No! Sta solo aspettando l'occasione giusta per fermare. I ribelli non daranno più fastidio a nessuno. Lo zaino è pieno, ma ho spazio nella scorta.
Le posso usare per riempire la sacca. Vulnerabile all'acqua. La gara non è finita! Una gara. Non sono ribelli, questo è certo. Forse posso seguire le loro tracce per scoprire dove stanno andando. Posso usare il focus per seguire le tracce lasciate dalle loro macchine. Non mi arrendo. Lo metto da parte per dopo. Chissà a cosa servivano queste macchine. Ora sono pronta a tutto.
serviranno presto. Ecco ragazzi, ci vediamo dopo. Mettici, mi raccomando, seguire Marco Drums Games Channel su YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, attivare la campanellina, mi piace, commentate. Ciao!